Buongiorno, ben ritrovati, benvenuti a questo appuntamento con la videoanalisi on demand 18 aprile 2017, chiuso quindi il weekend di Pasqua. Come l'avete trascorso? Mi auguro bene. Abbiamo ricaricato le batterie e le energie perché comincia una nuova settimana intensa dopo il weekend, ancora con notizie pessime di guerra, con la Corea del Nord che ha fatto un test missilistico fallito, che però dice la guerra potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Anche il vicepresidente Spencer dice che la pazienza è finita, sempre nei riguardi della Corea del Nord. Insomma, comunque comincia una settimana dedicata, soprattutto dove si concluderà domenica con il voto in Francia. Quindi, come state posizionando euro? Vedremo i top investors di eToro. eToro, il broker con cui viene realizzata questa video analisi on demand, video analisi che ricordo, se la state vedendo su YouTube, su Facebook, Twitter, Telegram, quindi direttamente sul vostro cellulare, su LinkedIn, la state ricevendo via email, insomma qualsiasi mezzo attraverso il quale lo state vedendo, potete richiedere la vostra analisi anche se state per entrare in posizioni. Magari mi scrivete: Renato, vorrei entrare long short su questo strumento, cosa dice l'analisi ai Kinashi? Perché io uso grafici ai Kinashi che sono fantastici nella definizione del trend e anche quando può esserci una potenziale inversione, oppure se siete già in posizioni o delle posizioni aperte, come cercate. Intanto vado a preparare, eccolo qua, la watch list che già vedete sotto di me. Questi sono per esempio gli strumenti che mi avete chiesto per quella che è la videoanalisi on demand odierna. Però alla mia sinistra c'è il in questo momento alla mia destra, insomma, c'è il grafico della sterlina, perché poco fa c'è stato un importante annuncio a sorpresa. Theresa May ha indetto elezioni anticipate 8 giugno, si rimescolano tutte le carte. Guardate qui il movimento, questo è un grafico a un minuto, giusto per rendere l'idea della volatilità. Qui, quando è arrivata la notizia che alle 12:15 ora italiana, ma poi anche anticipato rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza, ci sarebbe stato un importante annuncio del primo ministro inglese. I rumors sono stati soprattutto concentrati su o dimissioni o possibili elezioni. Ebbene, 8 giugno si va a votare in Inghilterra e vedete prima il crollo e poi la reazione con le parole della Theresa May. Non so adesso se eravate posizionati sul sterlina che resta un trend su base daily, comunque ancora al rialzo. Vediamo adesso invece l'analisi degli strumenti che vedete sotto di me. Comincio con il Gold che recentemente ha violato una resistenza importantissima, questa qui dei 1257 dollari. Nella giornata di ieri è salito fino a 1295 dollari, vicino quindi alla soglia psicologica dei 1300. Però la verde oggi, guardate, è più piccola. Indice del fatto che, insomma, una certa forza, i compratori sono diminuiti, se ne vedono meno. Aspettiamo comunque una rossa, il trend resta quindi ancora al rialzo. Mi avete chiesto anche silver, ovvero argento, che è fortemente correlato con gold, però va un po' più indietro, è più debole, perché mentre su gold c'era stata subito una violazione della c'è stata una violazione della resistenza, la risposta a parte silver e argento non è stata immediata, ma con un certo ritardo. E quel ritardo lo si vede già nella potenziale, che necessita ancora di conferma, candela rossa, faccio ancora gli zoom, su silver, su un'area grafica anche abbastanza interessante: supporto, resistenza, quindi anche volendo estendere indietro nel tempo è un livello decisamente, vedete, molto molto interessante. Quindi comunque bisogna sempre aspettare la conferma, quindi possibile inversione al ribasso in attesa di conferma su silver per quanto riguarda l'argento. Poi mi avete chiesto anche dollaro yen, dove qui c'è stata invece una violazione al ribasso, quindi trend che è questo qui,
fate sempre lo zoom per avere una fotografia completa della situazione grafica. Da quando c'è stata qui la violazione, ancora trend che resta al ribasso. Qui, al contrario del gold, vediamo un'attenuazione delle vendite, perché la candela rossa è diventata più piccola. Però ricordate sempre che dollaro yen è correlato positivamente con l'indice Nikkei di Tokyo e Wall Street. Quindi c'è una correlazione positiva che non è automatica, che però magari vedete anche a conferme, visto che con i toro ce l'avete, potete vedere altri indici, vedete quindi. A proposito, è inutile dirlo che il grafico che sto usando è quello che avete a disposizione con la piattaforma eToro. Quindi c'è questa situazione, dollaro yen potrebbe invertire. Poi mi avete chiesto una serie di titoli americani, comincio con Visa, che sono una situazione grafica molto simile, ovvero vedete deciso trend al rialzo, soprattutto da fine novembre, da dicembre. Ovviamente siamo anche nel pieno della stagione delle trimestrali, quindi guardate sempre il calendario, perché potrebbe sconvolgere tutto l'andamento, che in questo momento per quanto riguarda Visa è al rialzo. Però le candele rosse, Equinash in questo caso, non hanno sortito nessun effetto positivo. Qui recentemente delle vendite, ma poi è tornato il verde. Quindi trend che resta decisamente al rialzo per quanto riguarda Visa. Facebook, grafico quasi fotocopia. Solo che qui la candela verde che si è formata è sulla ex resistenza, sui massimi storici. Quindi resistenza violata diventa supporto e viceversa. E quindi Facebook torna a guardare a nord del grafico verso nuovi massimi storici. Fin dove potrà arrivare questo titolo? E dopo Facebook, Amazon, altro titolo che si trova su livelli stratosferici. Giusto per avere un'idea, guardate quella che lo facendo lo zoom, candela rossa recente. Quindi se state pensando di speculare al ribasso, guardate le ultime candele rosse, quindi che non è anche qui siano state fantastiche, c'è un trend fortemente al rialzo. Se state pensando di aprire posizione al rialzo, aspetterei una nuova candela verde ai Kinashi, quindi eventualmente, che anche qui ci sono state, però adesso un trend di pausa per quanto riguarda Amazon. Altro titolo americano, Coca-Cola, che non è uguale a Facebook, Amazon e Visa come abbiamo visto, perché qui c'è un altro, vedete, non siamo sui massimi storici, c'è un trend decisamente partito da qui, da metà febbraio al rialzo, dopo confermato con la violazione di questa resistenza in area 42 e 45, però guardate che graficamente più sopra, verso sopra i 43, c'è questo supporto, questa zona di supporto, guardate quanta fantastica. Quindi dovesse giungere in area 43,25, 43,50, poi bisogna vedere, non è che il mercato esattamente ti va a disegnare le candele rosse e verdi dove sono formate in passato. Sopra i 43, una candela rossa, ai Kinashi potrebbe essere interessante. Magari chi sta monitorando questo titolo e dovesse formarsi la candela rossa mi può scrivere e allora andiamo ad analizzare se il caso, insomma, potrebbe essere interessante o meno. Per quanto riguarda il discorso Coca-Cola, questi sono i titoli che mi avete chiesto. Io la settimana scorsa vi avevo proposto delle idee di investimento, tutte legate alla forza dell'australiano. Forza dell'australiano che è venuta meno con la pubblicazione questa notte dei verbali dell'ultimo meeting, dove è emersa una preoccupazione per la situazione occupazionale che è stata smentita di fatto dai dati della settimana scorsa, con una variazione degli occupati molto molto sopra le attese, tremendamente positivo. Però resta il discorso legato ai prezzi delle case e mutui, il fatto che ci sono molte famiglie indebitate. Questo ora il mercato sembra aver pesato più queste parole rispetto al discorso lavorativo, che già è stato praticamente smentito dai dati della settimana scorsa, perché il meeting era precedente, il verbale si riferisce a un meeting precedente alla pubblicazione dei dati della settimana scorsa. E c'è questa attenuazione, quindi si vede questa candela rossa. Se avete seguito qualche indicazione, qualche idea di trading che avevo proposto la settimana scorsa, guardate sempre anche AUD USD, perché sta formando questa rossa, quindi se è il caso di bloccare, mettere in pausa, diciamo così, l'operazione, chiudendola e poi riaprendola, perché quando si formano queste candele rosse subito dopo un'inversione, che era partita da questo supporto in area 0,75, possono essere un campanello di allarme di un cambio di trend, quindi fate molta attenzione. Dopodiché siamo, dicevo, nella settimana delle elezioni francesi e quindi andiamo a vedere un po' i top investors, come sono posizionati
Top Investor, quelli che sapete su eToro trovate, per esempio, andate dentro persone da ovunque, tutti i mercati, io metto valute, guadagnato almeno lasciamo 10%, lasciamo anche l'impostazione durante gli ultimi un anno, si può arrivare anche fino a 2 anni. Ebbene, vediamo questi top investors, sono in posizione sull'euro alla vigilia del voto francese, domenica ci sono le presidenziali, chi andrà al ballottaggio? Ora come ora lo scenario peggiore per i mercati se vanno a ballottaggio estrema destra e estrema sinistra perché entrambe sono contro euro o comunque una ridefinizione della partecipazione all'Europa. Quindi andiamo a vederli, cominciamo con tra altre cose un italiano, andiamo a vedere se è in posizione Massimiliano e non ha nulla, vedete? Nulla, in questo momento è al short di gold e qui al rialzo. Vediamo anche quest'altro top investors se nel suo portafoglio ha delle operazioni. Ovviamente andrò a monitorarli in tutti questi giorni. Niente, anche lui fuori dall'euro e in questo momento è in buy su neozelandese. Andiamo a vedere un altro italiano, Mariano Pardo. Se ha in portafoglio delle situazioni Google a Amazon, titolo che abbiamo visto oggi ed è al rialzo. Conferma quindi anche lui l'impostazione, niente, nulla per quanto riguarda invece il quindi euro dollaro. Insomma, come vedete, sono in questo momento ovviamente abbastanza rischioso prendere posizioni sulla valuta euro. Anche qui niente, niente, gold e silver, short e long. In posizione tra gli strumenti analizzati nella video analisi on demand, quindi questo era Classen. E dopo Classen vediamo anche qui, giusto per vedere, ma come potete, stiamo proprio osservando, constatando, ovviamente un'analisi che potete fare anche voi in tempo reale. Qui c'è Amazon e Facebook, sono in posizione anche lui, Alex, al rialzo. Finiamo giusto la seconda fila per vedere se qualcuno di essi qui. Anche almeno nella foto sembra signorina NZD, niente, niente anche qui per quanto riguarda euro dollaro, altro top investor, portafoglio Google, Yahoo, Apple, Facebook, un altro investitore al rialzo su Facebook, niente euro dollaro. Chiudiamo con Chris, che viene da una performance molto positiva 2017, Visa è al rialzo, Facebook al rialzo, Amazon al rialzo, tutti i titoli che abbiamo visto nella video analysis on demand, ma niente, non è. Mentre anche qui abbiamo visto che già 8, se non ricordo male, i 8 top investors di Toro per il momento non sono in posizione sull'euro dollaro, ma andrò questa settimana a vedere, a tenerli sott'occhio se vorranno speculare o meno su queste elezioni francesi. Bene, si chiude qui questo appuntamento con la video analysis on demand. Grazie, grazie, grazie per la vostra cortese attenzione. Appuntamento a domani, arrivederci.